Un utile di circa 218.000 euro nel bilancio della tua società unica di trasporti della Regione Abruzzo. Un risultato che premia gli sforzi di tutti in un anno difficile come il 2023, anno in cui si sono fatti investimenti importanti nell'ottica del miglioramento dei servizi e della transizione energetica. Il bilancio è stato presentato a Pescara dal presidente Gabriele De Angelis e dal direttore Maximilian Di Pasquale, insieme al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, e all'assessore Umberto D'Annuntis. Gabriele De Angelis, presidente della TUA, bilancio con un buon utile e si chiude un anno anche complesso comunque per la TUA. Sì, è stato un anno difficile perché abbiamo dovuto affrontare tanti fattori esogeni che ci hanno creato, insomma, più di qualche problema, ma siamo molto soddisfatti di come abbiamo portato avanti questo esercizio commerciale, chiudendo con un bilancio di TUA in utile, ma anche il bilancio consolidato si è chiuso in utile, quindi siamo soddisfatti di questo risultato. Abbiamo ottenuto un leggero utile anche nelle controllate sia Sangritana che in Cerella, e in un anno difficile, insomma, siamo soddisfatti perché è un risultato che neanche noi ci aspettavamo così positivo alla fine. Quindi un risultato, come lei ha detto, che premia lo sforzo di tutti. Sì, questo è un risultato che ha raggiunto una squadra fatta da dipendenti, funzionari, il management, un buon rapporto con le unità sindacali che ognuno nel rispetto dei suoi ruoli, ma abbiamo messo sempre al centro l'interesse prioritario dell'azienda. E negli ultimi due anni, insomma, questa attività ha portato a dei risultati che sono al di là delle nostre aspettative. Gli elementi che si sente di sottolineare che caratterizzano questo bilancio? Ma guardi, nonostante abbiamo fatto degli investimenti importanti, quindi abbiamo continuato a percorrere velocemente la strada della transizione ecologica, della transizione digitale, abbiamo fatto un acquisto importante di mezzi, quasi 50 mezzi autobus nuovi, 7 treni nuovi per un finanziamento per un importo di circa 18 milioni di euro, di cui quasi 4,5 rivenienti dalle risorse del nostro bilancio. Siamo riusciti a contemperare tutte le esigenze e ad avere un buon conto economico finale. Tanto lavoro e tanta soddisfazione però. Presidente Marsiglio, il suo commento al bilancio della TUA? È un commento positivo, parlano i numeri, un bilancio con un margine utile non soltanto della capogruppo TUA ma dell'intero consolidato, vuol dire che anche le altre aziende del gruppo sono state ricondotte a una gestione seria, oculata e virtuosa del bilancio, e questo avviene nel momento in cui incrementiamo il numero di chilometri percorsi, il numero di passeggeri trasportati, con incrementi di ricavo da traffico che passano da 17 a 20 milioni, un risultato molto importante, c'è un incremento netto molto significativo. Stiamo abbattendo anche l'età media dei mezzi con l'acquisto dei nuovi mezzi, peraltro nel campo ferroviario addirittura quasi raddoppiato il numero dei mezzi a disposizione, e l'anzianità media dei mezzi passa dai quasi 14 anni del 2019, quando inizia il mio primo mandato, agli attuali poco più di 10, sono oltre 3 anni in meno di anzianità dei mezzi, significa mezzi più moderni, comodi, efficienti, si rompono di meno e offrono un servizio sempre migliore ai nostri utenti. È la strada giusta, andiamo avanti lungo questo percorso. La divisione ferroviaria, quasi raddoppiando i mezzi in dotazione, ha aperto una nuova stagione di protagonismo con il treno che arriva fino a Roma e nuovi servizi, ha detto Marsiglio. In più, ha aggiunto, stiamo attendendo a breve che RFI termini il lavoro sulla bretella di Sulmona per rendere ancora più veloce ed efficiente il collegamento diretto L'Aquila-Pescara. Dove c'è la ferrovia bisogna sfruttarla fino in fondo, quello che è stato fatto poco nel passato, nel recente passato stiamo migliorando, la divisione ferroviaria di TUA ha anche allargato gli orizzonti arrivando a offrire il servizio diretto fino a Roma per incrementare le possibilità rispetto a quanto non esercita Trenitalia, e quindi da questo punto di vista lungo gli assi ferroviari bisogna lavorare a un'integrazione gomma-ferro che prevede di portare sulle stazioni ferroviarie attraverso la gomma, ma poi caricare il più possibile sul ferro, perché mentre un convoglio ferroviario trasporta 500 passeggeri, un pullman ne porta 10 volte di meno, quindi solo questo dato fa capire quanto sia importante sfruttare al meglio
quel vettore e fare un'integrazione intermodale tra gomma e ferro più efficiente rispetto a quanto non è avvenuto in passato. Gli investimenti anche in materiale rotabile, oltre che sulla infrastruttura ferroviaria che stiamo portando avanti, vanno esattamente in questa direzione, cercano di raggiungere proprio questo scopo. Maximilian Di Pasquale, direttore generale di TUA, andiamo ad approfondire alcune voci di questo bilancio. Allora, la parte più significativa è quella che ci inorgoglisce di più, ma che dà anche l'idea che un'azienda di questo tipo funziona, è l'aumento dei ricavi da traffico. Che vuol dire? Vuol dire che a parità di tariffa abbiamo guadagnato, abbiamo incassato di più, quindi vuol dire che più passeggeri hanno preso l'autobus. Il che è positivo da un punto di vista economico perché aumentano gli introiti, ma è positivo anche da un punto di vista di risposta dell'utenza. Per quanto riguarda il nostro punto di vista, chiaramente sull'aumento della qualità c'è sempre da fare e siamo ancora ben lontani dalla perfezione. Noi siamo a conoscenza e molto umilmente cerchiamo di fare ogni anno il nostro meglio. Però per quello che è stato fatto quest'anno rispetto all'anno scorso, la risposta dell'utenza è stata positiva ed è il dato più rilevante di questo bilancio. Passando a argomentazioni più tecniche, è migliorata anche la struttura finanziaria, misurata dalla posizione finanziaria netta, non facciamo il trattato di finanza aziendale, e la redditività operativa rappresentata dall'acronimo inglese EBITDA, che è migliorata. Quindi l'azienda quest'anno, come ogni anno ha fatto rispetto all'anno precedente, ha fatto dei passi in avanti. Il dato che più ci interessa è che sono aumentati i ricavi da traffico. Lo slogan scelto, il trasporto che fa eco quest'anno, è significativo? Sì. Questo fa eco per quanto riguarda i risultati, ma soprattutto il miglioramento delle performance ambientali. Entro quest'anno scomperanno gli Euro 2 e gli Euro 3, aumenteranno gli Euro 6, aumenterà la flotta elettrica, quindi anche da un punto di vista degli investimenti, l'ultima notizia rilanciata a livello nazionale sull'utilizzo del biometano, è un'azienda che anche da un punto di vista ambientale sulle tematiche ESG ha fatto dei passi in avanti che l'hanno proiettata ad essere una delle aziende di riferimento a livello nazionale. Assessore Umberto D'Annunzio, anche in questo bilancio si parla molto di rinnovamento, quindi tu è sempre proiettata verso il futuro? Sì, un bilancio positivo, ma soprattutto un bilancio che porta al suo interno grandi investimenti sia da parte della TUA che da parte della Regione. Infatti c'è un importante rinnovo del parco auto per fare in modo che il trasporto sia sempre più sostenibile e più attento alle esigenze ambientali. Si sono acquistati diversi pullman, 247 pullman, molti a metano, per fare in modo che il trasporto diventi un trasporto più pulito, tra virgolette. E poi grandi interventi sul settore delle infrastrutture. Come Regione Abruzzo, nei fondi FSC 21-27 abbiamo destinato oltre 50 milioni per interventi sulla ferrovia, la ferrovia abruzzese, perché riteniamo che questo possa essere il futuro del trasporto sia di merci che di persone, anche in una chiave turistica. Ecco, a proposito di turismo, a proposito della Costa dei Trabocchi, anche su questo si sta lavorando? Sì, si è già lavorato prevedendo all'interno di questo tracciato dei treni che possono portare biciclette e fare in modo che il turismo sostenibile, quello a cui sempre più persone si stanno rivolgendo, possa essere valorizzato anche in Abruzzo. Ma oltretutto vorrei mettere in evidenza il grande lavoro che è stato fatto sotto il profilo dell'accertamento dell'evasione. Era un dato dolente dei passati anni, adesso si è preso una strada giusta. Quest'anno, nel 2023, sono stati accertati oltre 500.000 di euro di evasione, quindi significa che adesso pagano tutti, quindi si potrà fare in modo che i servizi siano sempre migliori. Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha portato il suo saluto all'assemblea, presenti anche il senatore Etel Sigismondi e l'onorevole Nazario Pagano. Senatore Etel Sigismondi, si è parlato tanto di sostenibilità in questa presentazione di bilancio della TUA, e lei insomma di sostenibilità si occupa abbastanza. Sì, sono tra i presentatori del disegno di legge per l'istituzione della capitale italiana della mobilità sostenibile, quindi in commissione ottava, in commissione ambiente, il Senato ci occupiamo prevalentemente, soprattutto in questo momento, di sostenibilità, di transizione verde. E avere delle notizie importanti come quelle che sono emerse dall'assemblea di oggi, dall'iniziativa di questa mattina, di avere una azienda regionale che ha i bilanci in positivo, ma che contestualmente riesce anche a migliorare il suo parco macchine, vuol dire investire sicuramente sulla sostenibilità, perché abbiamo sentito anche che ci sono
sono stati acquistati degli autobus alimentati a energia elettrica, quindi a emissione zero, ma contestualmente vuol dire anche dare dei servizi puntuali ai cittadini e avere servizi affidabili, puntuali, senza la perdita di corse, cosa che avveniva nelle passate gestioni, vuol dire poter incentivare il cittadino a utilizzare questi mezzi, evidentemente a tutto guadagno delle emissioni, dove i cittadini non useranno più le macchine, questo è l'auspicio, e potranno fare riferimento agli autobus oppure alla linea ferroviaria. Quindi sicuramente dei segnali importanti, e per questo volevo ringraziare il Presidente De Angelis, tutto il Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Max Di Pasquale, ma in particolare il Presidente Marsilio e l'Assessore De Annuntis, che hanno dal giorno dell'insediamento 5 anni fa investito soprattutto sul trasporto pubblico, e quindi ci sono ottime notizie per tutti i cittadini, in particolar modo per i cittadini delle aree interne che sappiamo essere un po' più disagiati nei trasporti. Nazario Pagano, come parlamentare del territorio, ecco la soddisfazione di un'azienda che cresce nonostante le difficoltà di un anno non semplice e che chiude un bilancio con un buon utile. Sì, ovviamente sono qui presente a testimoniare un aspetto fondamentale, cioè che l'azienda pubblica di trasporto, che è l'azienda più importante della regione Abruzzo, con una governance, con una classe dirigente di primo ordine, è riuscita a dare delle risposte eccellenti alla comunità abruzzese, ed è quello che ovviamente un parlamentare del territorio anela, senza fare debiti, anzi chiudendo un bilancio in positivo. Quindi per noi è chiaro che la politica deve saper scegliere i dirigenti e i manager migliori per risolvere questi problemi, perché poi quando si sceglie bene anche le aziende vengono ben gestite. Oggi abbiamo un'azienda pubblica di trasporto, appunto Tua, che ha un parco auto, un parco mezzi di primissimo ordine, ordinato, non inquinante, e che soprattutto fa utili, in una logica nella quale ovviamente si dà un servizio al cittadino, perché poi è quello che conta. Quindi far bene senza farlo pesare sulle casse pubbliche e quindi alla resa dei conti sui cittadini. Noi siamo soddisfatti che la classe politica regionale ha saputo scegliere bene la governance di questa azienda. Se i numeri del bilancio della società di trasporti vanno in una certa positiva rotta, di certo dietro c'è l'indispensabile ed insostituibile contributo delle risorse umane. Un altro aspetto determinante per il raggiungimento degli obiettivi della TUA è stato quello relativo alla forza lavoro. In TUA operano 1.337 professionalità. Nel 2023 sono state assunte 81 risorse umane, 71 delle quali hanno potenziato la divisione gomma e 10 quella ferroviaria. Nel 2024 in corso sono state già pianificate altre 32 assunzioni, in particolare 29 tra impiegati, operatori di esercizio ed operatori di manovra, oltre a 3 macchinisti. La TUA ha voluto rafforzare lo spirito di gruppo, ha voluto fare gioco di squadra mettendo al centro i propri dipendenti ed ex collaboratori, i protagonisti di oggi e di ieri dell'azienda. La giornata di presentazione del bilancio si è conclusa con il TUA Day nella sede di Pescara, evento in cui l'azienda ha voluto omaggiare i propri dipendenti con un riconoscimento alla carriera. Sentiamo il presidente Gabriele De Angelis. Il TUA Day oggi si conclude con un momento, una conviviale organizzata per tutti quanti i nostri dipendenti, e abbiamo colto l'occasione per premiare con un piccolo omaggio, un riconoscimento, tutti coloro che hanno compiuto i 25 anni di servizio nel 2023 e i 35 anni. Abbiamo colto altresì l'occasione per dare un piccolo ricordo a tutte le persone posizionate in quiescenza, sempre nell'anno 2023. È stata una proposta che viene dalla base, questa di organizzare questa conviviale tra di noi, che ha molti significati, perché si possono sviluppare ulteriormente le relazioni tra i nostri colleghi, aumenta il senso di appartenenza e soprattutto è l'occasione anche per scambiare dei messaggi e coinvolgere di più il personale intorno alla mission aziendale. Quindi è una conviviale, vedo gente sorridente, felice, contenta di lavorare in TUA, che diventa sempre di più una grande azienda. Noi abbiamo fatto come ricordo
una medaglia d'oro raffigurante un volante, perché il volante è d'oro in quanto non potevamo fare che un volante essendo un'azienda dei trasporti, con il nome e cognome dietro e la data dei 35 anni di servizio, quindi servizio prestato in Cuba. Grazie a tutti quanti voi.